Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura le tre scosse di terremoto nel giro di poche ore registrate in Sicilia. La più forte di magnitudo 2.7 è stata localizzata nella notte in mare, al largo delle isole Eolie. Le altre due scosse sono avvenute nel Catanese, una a Mile e una a Caltagirone. Due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti sono stati operati dai carabinieri a Palermo. In due distinte operazioni i pusher sono stati fermati nei pressi dell'università con della droga. A carico di ignoti invece è stata posta sotto sequestro oltre 1,5 kg di marijuana. Durante la notte 173 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera hanno soccorso tre imbarcazioni. Tutti sono stati portati all'hotspot. In mattinata sono anche stati disposti i primi trasferimenti. Versa in gravi condizioni un operatore della RAP investito questa mattina da un'auto pirata in via Villa Grazia a Palermo mentre stava lavorando alla raccolta rifiuti insieme ad altri colleghi. Il conducente del veicolo si è dato alla fuga senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato. E in chiusura la scoperta di un rifugio clandestino per droga e armi in un terreno del quartiere Enesima di Catania. Le indagini hanno portato alla luce un deposito sotterraneo nascosto all'interno di un bidone in plastica, scovata anche una stalla abusiva con all'interno un pony. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.unisicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.